Buongiorno, noi siamo alla sesta lezione di quello che io chiamo la scuola di politica. Le lezioni non sono tante, saranno 8-9, e quindi ci stiamo avvicinando verso la fine. Che significato ha questo corso? Se uno un giorno decide di, come dire, di dire mi impegno in politica, c'è una bella playlist di 7, 8, 9 video. Se li vede in fila, gli serve per avere, come dire, una traiettoria lungo la quale può incamminarsi. Noi ci stiamo avvicinando oggi a un concetto che sono le costituzioni, i partiti, la rappresentanza di fatto. Beh, innanzitutto c'è una premessa che va fatta ed è dei giorni nostri, ecco. Diciamo che il mondo è governato sostanzialmente in questo momento da, la dico proprio brutale per capirci, da dittature o da democrazie. Le democrazie sono meno di quelle che voi pensiate, valgono di più, pesano di più, hanno più soldi, però sono minori in termini numerici. Sui 200 paesi erotti che ha il mondo, se uno dovesse proprio contarli, le democrazie ne avranno una cinquantina, cioè un quarto. Gli altri sono, non tutte dittature pure, sono quelle che vengono chiamate anche autocrazie. Xi Jinping in Cina è un autocrate. Putin, per stare ai giorni nostri, è un autocrate. Non è che non è stato eletto Putin. Putin viene eletto ogni 4 anni. Viene eletto, ma i suoi concorrenti normalmente vengono, come dire, messi in prigione prima delle elezioni, quindi ha una corsa, diciamo, quasi sicura. Il Partito Popolare Cinese non se ne parla neanche perché lì lo nominano automaticamente. Poi ci sono i dittatori costituzionali, come li chiamo io, cioè gli africani, per esempio, o l'Asia centrale, il Kazakistan, dove di fatto vengono eletti, ma hanno, lì sì, hanno maggioranze realmente bulgare, 95-98%, i concorrenti non ci sono mai, se ci sono vengono eliminati prima, insomma, situazioni assolutamente predittatoriali, se posso chiamarle così. E poi ci sono le democrazie, anche qui con vari diversi range di tipologie, di modalità, però entriamo in quelle più storiche, quelle in cui noi viviamo di fatto. L'Italia è una democrazia. Che istituzione ha una democrazia? Poi prendo l'Italia così la facciamo velocemente. Beh, normalmente una democrazia ha un governo che ne è l'esecutivo, fatto con i suoi ministri, che guidano i ministeri, che guidano, diciamo, l'apparato burocratico, che mettono in atto le leggi e le responsabilità del governo. C'è un corpo poi che viene chiamato legislativo, che altro non è che il Parlamento nella sua complessità, che può essere bicamerale come in Italia o monocamerale come da altre parti, e poi abbiamo il terzo potere che è la giustizia. Quali sono le istituzioni, per esempio, in Italia? Le istituzioni sono lo Stato che ha due camere, un Presidente della Repubblica, due camere e un governo, poi abbiamo le regioni che hanno un Presidente della Regione, un'Assemblea legislativa, una Giunta esecutiva. Poi abbiamo i comuni che hanno un sindaco che viene eletto direttamente, che ha una giunta esecutiva per gestire il comune e anche lì un'assemblea che non è legislativa perché nei comuni non fanno le leggi, però fanno i regolamenti, fanno un surrogato di legge che serve per mandare avanti il comune, che viene approvato dal consiglio e viene poi attuato dalla giunta. Poi abbiamo, sempre scendendo, abbiamo anche i municipi nelle città, sono una decina mi sembra in Italia di città metropolitane, sono divise poi in municipi dove si ripercorre praticamente la stessa organizzazione, con poteri limitati ovviamente, del comune. E infine ci sono le famose province. No, sorrido perché la provincia si voleva abolire di fatto. C'è stato un tentativo di abolizione fatto molto male nel 2011 e 2012 da parte del governo Monti, per cui sono state abolite, ma di fatto sono presenti ancora in Costituzione, quindi non sono abolite, ma sono un organo che viene chiamato di secondo grado, cioè i comuni residenti in quella provincia eleggono praticamente i loro rappresentanti all'interno della giunta provinciale. Questo è il quadro delle istituzioni italiane. E poi ci sono le carte costituzionali. Le carte costituzionali praticamente disegnano lo spirito della nazione. Sono
diciamo, il nervo e l'anima di una nazione, e sono di diverso tipo, perché ci sono carte costituzionali prevalentemente di principi e carte costituzionali prevalentemente organizzative, cioè di come è organizzato lo Stato. Quella italiana è un misto dei due. Direi che prevale, diciamo, la parte dei principi rispetto alla parte dell'ordinamento, però c'è una parte consistente anche sull'ordinamento. Noi abbiamo avuto non tantissime revisioni della Carta Costituzionale italiana. È stata scritta ovviamente nel 47-48, è stata scritta, diciamo, da un'assemblea costituente, quindi tutti i partiti ne facevano parte, lo spirito chiaramente era uno spirito ricostruttivo, era uno spirito, se uno la rilegge adesso, uno spirito, sente lo spirito di allora, il post bellum. Qual era il problema della guerra, sostanzialmente del dopoguerra? Era il lavoro, era riprendere la voglia di rilanciare il paese. E leggendo la Carta Costituzionale italiana si legge proprio questo. L'inizio proprio è fondata sul lavoro, cioè la voglia di dire andiamo avanti, adesso dopo questa parentesi fascista e dopo questa guerra drammatica che abbiamo vissuto, ebbene scriviamo le parole per le quali le generazioni future potranno andare avanti, ed è ancora valida sotto molti aspetti, chiaramente è un po' datata come tutte le costituzioni. È stata rivista praticamente con un tentativo un po' forte da Renzi nel 2016, che ha lanciato una revisione costituzionale molto seria, perché di fatto toglieva il bicameralismo. Noi abbiamo due camere, la Camera dei Deputati e il Senato, che sono pressoché con gli stessi poteri, hanno gli stessi poteri, con un numero minore di rappresentanti, 630 i primi e 315 i secondi. Detto ciò, fanno la stessa cosa, quindi le leggi fanno, diciamo, la spola tra Palazzo di Montecitorio e Palazzo Madama, avanti e indietro, finché non viene approvata definitivamente con lo stesso testo da entrambe le Camere. In un mondo, non dico moderno o digitale, ma in un mondo che ha, come dire, passato parecchi poteri ormai all'Europa, che ha una legislazione un po' più snella e dovrebbe avere una legislazione più snella, l'idea di avere una Camera sola che dà la fiducia al governo e fa le leggi principali, e forse una Camera più legata, diciamo, al nostro banale federalismo che abbiamo, sarebbe stato meglio. Però quella modifica che Renzi attuò, per una serie di ragioni politiche che non tocco qui, è stata rigettata dal 60% degli italiani, e di conseguenza è morta di fatto. Poi è stata ripresa in parte soltanto sul numero dei deputati nel 2020, che invece ha avuto un andamento assolutamente positivo, per cui adesso i 900, diciamo, deputati e senatori della Repubblica passeranno a 600, 400 alla Camera e 200 al Senato. La Costituzione italiana ha una cosa molto interessante, che è l'articolo 138, che è il penultimo articolo. Ve lo leggo perché è interessante, almeno la prima parte. Ecco. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera, cioè Camera dei Deputati, Camera e Senato, con due successive deliberazioni, ad intervallo non minore di 3 mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione, quindi il 50+1. Però prevede l'articolo 138 che se tu fai il 50+1 puoi essere costretto ad andare al referendum. Quindi devi chiedere agli italiani se sono d'accordo su quello che ha fatto, diciamo, il mondo politico, i rappresentanti che sono stati eletti alle Camere e al Senato. Infatti dice, le leggi stesse sono sottoposte al referendum popolare, quando ne faccia domanda un quinto dei membri di una Camera, o 500.000 elettori, o 5 consigli regionali. La legge sottoposta al referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Quindi è una specie di cassaforte l'articolo 138, che blocca tentativi costituzionali, come dire, impropri, che possono passare per maggioranze improvvisate o per maggioranze anche di un partito che prende il 50+1 dei voti, per esempio, e che dice adesso modifichiamo la Costituzione come vogliamo noi. No, si ritorna di nuovo
si ritorna al popolo. Per esempio quella americana di Costituzione, ma la Costituzione americana è molto interessante, perché guardate, la Costituzione americana l'ho presa, è questa roba qua. La faccio vedere anche in sezione, cioè piccolissima. Ed è, come dire, un vademecum dell'organizzazione dello Stato, esattamente l'opposto di quella italiana, cioè parla soltanto come deve essere organizzato lo Stato. Io vi leggo il preambolo, ve lo leggo in inglese perché è famosissimo e lo vedete sempre nei film americani. Dicono: "We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America." Cioè, in quattro parole, loro hanno dato la linea. Poi nel tempo ha fatto parecchi emendamenti, per cui questi diritti sono stati, come dire, meglio riportati negli emendamenti alla Costituzione, ma la Costituzione è rimasta intonsa. E poi gli ultimi articoli sono quelli sul federalismo. Perché? Perché l'America nasce sugli stati, cioè una federazione di stati che si è data una sovra, come diciamo, federazione, che è il governo degli Stati Uniti, che quello che non fanno gli stati, o le linee di indirizzo principale, o la difesa, le cose che hanno detto nel preambolo, le fa lo Stato federale. È bella leggerla, perché è interessante vedere come entra nei dettagli proprio dell'organizzazione dello Stato, e fa vedere come sono fatti, che è la cosa poi principale degli Stati Uniti, come sono organizzati quelli che vengono chiamati checks and balances, cioè controlli ed equilibri. Perché è vero sì che il presidente eletto è diversamente e direttamente dal popolo, però può fare alcune cose e il potere legislativo, cioè Camera e Senato, glieli possono impedire. E lui a sua volta può impedirne alcune a Camera e Senato. La Francia ha un'altra Costituzione ancora, perché la Francia ha una Costituzione anche questa più organizzativa dello Stato che non sui principi. Negli anni 50 c'è stata, dopo la guerra, è arrivato De Gaulle, poi dopo De Gaulle è arrivato un grande caos. Ed il caos è andato avanti per tanti anni, tanto che sono andati da De Gaulle nuovamente e gli hanno detto: "Generale, siamo nelle sue mani", come dire. E lui ha rifatto, con l'Assemblea Costituente, ha rifatto la Costituzione e viene chiamata la Quinta Repubblica, dove lui ha introdotto sostanzialmente il semipresidenzialismo. Che cosa vuol dire semipresidenzialismo? Vuol dire che il presidente, come è avvenuto pochi giorni fa con Macron, il presidente viene eletto direttamente dal popolo. E il presidente nomina il governo, mentre il corpo legislativo viene eletto in un altro momento, sempre dal popolo. Il presidente, diciamo, è un po' all'americana, se posso dirlo così, è un po' all'americana, e nello stesso tempo ha un vantaggio, il semipresidenzialismo, che viene eletto col ballottaggio, per cui quello che vince governa 5 anni. Poi c'è la Germania, che invece è figlia della guerra. Quando c'è stata la guerra, fine della guerra, la Germania era la grande sconfitta, i Land a sua volta hanno preso maggiori poteri e poi c'è stata una repubblica federale di fatto che li riuniva. Un po' come fosse anche qui in America, ma con un sistema elettorale completamente diverso, per cui qui in questo caso invece l'elezione è quando il popolo elegge i rappresentanti delle Camere, quell'elezione poi dà luogo ai governi. E poi c'è la Gran Bretagna, vado veloce, voglio dire, è nato il parlamentarismo in Gran Bretagna, quindi non c'era bisogno neanche di avere una carta che la riassumesse, i principi, diciamo, della democrazia. Questi sono raccolti in vari atti che fanno di fatto e di forma fanno la Costituzione, però non c'è una Costituzione. E poi arriviamo al principio forte, dopo aver scorso velocemente le Costituzioni, che è il principio di rappresentanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che il cittadino, l'elettore, che è l'elettorato attivo, sceglie nel cosiddetto elettorato passivo, cioè quelli che vogliono essere eletti,
sceglie i propri rappresentanti. Quindi passa, come dire, la sua rappresentanza, la delega a queste persone. E ci sono tanti sistemi elettorali che cambiano ovviamente a secondo dei tempi, dei modi, che vanno dal maggioritario strettissimo dell'Inghilterra, per esempio, che vince in un collegio, vince il primo che prende più voti, punto e basta, fino a quello che chiamiamo noi porcellum in italiano, che è un sistema misto maggioritario e proporzionale o strettamente proporzionali e così via. Servono per dare questi sistemi elettorali, servono per eleggere i propri rappresentanti, per dare la delega ai propri rappresentanti. Molto spesso, anzi direi quasi sempre, l'Italia lo prevede in Costituzione, ci sono degli organi che sono gli organi di mediazione, che parlano all'elettorato, che cercano di raccogliere anche la dirigenza politica, e sono i partiti, che è il punto centrale della storia italiana, per esempio, perché noi avevamo dei partiti molto radicati e molto forti nel passato, Democrazia Cristiana, Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito Repubblicano, e poi pian piano, un po' per la modernizzazione di fatto dei sistemi anche di comunicazione, sono cambiati nel tempo e si stanno riorganizzando in tutta, diciamo, in tutta Europa in maniera, tra virgolette, più moderna. Un partito ha tanti scopi, ha lo scopo, come dire, di essere punto di raccolta del sistema ideologico, cioè sistema di valori, di idee, di un gruppo di persone, cioè interpreta quel tipo di persone. Oppure serve per poter, come dire, effettuare la scelta dei dirigenti da poter indicare poi nell'elettorato passivo e quindi farli eleggere negli vari organi dello Stato. Sono una palestra di attivismo, un luogo dove la gente si può impegnare, e qui mi fermo, perché questo era molto un tempo, poco adesso. L'arrivo del digitale sta cambiando un po' tutto. Infatti i più famosi partiti che hanno avuto un successo un po' veloce sono fuori da questa logica che vi ho appena raccontato. I 5 Stelle in Italia, per esempio, sono nati più sul, se posso dire, più sul digitale, oppure in Francia c'è France Insoumise, che è quella di Mélenchon, che anche lui si è buttato molto sul digitale, però, signori, non è giovane, ha 70 anni, però è riuscito a prendere il 22% adesso in Francia, alle presidenziali. Oppure Podemos in Spagna, cioè sono tutti partiti che sono nati dal nulla, hanno raccolto le istanze ideologiche del momento, il digitale sta trasformando tutto e di conseguenza trasforma anche i rapporti tra le persone. La forma di comunicazione, che tratteremo nella prossima lezione, ovviamente cambia totalmente il rapporto con l'elettore. I social stanno avendo, come dire, un grande effetto in tal senso. È chiaro che un partito deve cercare di avere, se posso dire, sia quella parte lì di contatto, come dire, digitale, però anche una parte di contatto territoriale. L'Europarlamento ha appena lanciato, tra l'altro, un altro concetto. Ci sarà un'altra scheda nelle prossime elezioni europee, che sarà quelle transnazionali, cioè la possibilità di scegliere 28 rappresentanti nell'Europarlamento attraverso partiti che si presentano con più liste all'interno di più nazioni. E questo sarà uno dei punti di arrivo, cioè di uscire dai confini del proprio paese e abbracciare invece quelli dell'Europa. Adesso i consigli pratici, ho finito. Per fare politica ti devi buttare a candidarti, devi trovare la via attraverso i partiti inserendoti dentro, devi trovare il partito che spesso non ha la sede, devi trovare un amico che fa politica e attaccarti a lui. Cosa devi fare? Beh, c'è la prepolitica. La prepolitica è importantissima. La prepolitica non ha bisogno di tutte queste sovrastrutture di cui ho parlato. La prepolitica è il tuo impegno. Per esempio, parte un referendum, tu ti inserisci nel comitato del referendum, che è aperto sempre a tutti. Sostieni quel referendum, ne fai la tua battaglia politica. Io, per esempio, la mia carriera politica l'ho fatta sui referendum, quelli di segni. Ti inserisci in una delle tante battaglie sui diritti, ce ne sono tantissime. Faccio un esempio, prendi quello sull'eutanasia, quella di Marco Cappato,
che è una persona bravissima nella prepolitica, bravissima anche come politico, ma bravissimo nella prepolitica. Lui non sta facendo politica, ma fa politica. Perché se noi abbiamo avuto il divorzio, l'aborto, il maggioritario in Italia consegni e l'eutanasia, l'abbiamo avuta e l'avremo per la forza di questi personaggi che si buttano e fanno una battaglia politica che è prepolitica, perché non è dentro, è vicino alla politica, ma non è nell'organo istituzionale. Quindi la prepolitica è, diciamo, la chiave maestra, se posso dire così, per aprire la porta della politica. E i più grandi politici molto spesso sono arrivati proprio dalla prepolitica. Io concludo così. Concludo quindi con un avviso ai naviganti: fate prepolitica e poi politica, che è sempre meglio perché si impara. E vi aspetto i prossimi due, che tratteranno uno la comunicazione politica e l'altro le candidature. E poi vi potete guardare tutti 8-9 video e se volete siete pronti a lanciarvi. Grazie.